Allora, Presidente, un pomeriggio da leoni mi verrebbe da dire, soprattutto pensando a Senise, dove viene fuori, già conoscevamo questa bellissima realtà a livello di impegno sociale. Lei ha citato Don Egidio Guerriero, ma intorno a lui una schiera di sacerdoti, di persone impegnate che hanno dato vita, sono diventati lievito nel corso degli anni. Ecco, a Senise non solo, perché la sua attività e la dimostrazione che poi da Senise ci si può ramificare un po' da tutte le parti. Sì, è il senso di gratitudine che ho voluto esprimere a questi uomini che sono stati importanti nella nostra vita, da quando eravamo bambini ai tempi dell'università e alla scelta che in qualche modo ho raccontato ci è stata è venuta naturale, quella di impegnarci nella cooperazione, in particolare nella cooperazione sociale. Ecco, alcuni aneddoti davvero simpatici, perché poi si pensa alle grandi idee, magari uno pensa che sono nate chissà dove, invece magari sono nate grazie ad una battuta, grazie ad un ammiccamento, grazie magari ad una pacca sulle spalle, in questo caso di un sacerdote. Don Giacomo Tandardini, un sacerdote straordinario, un santo sacerdote, peraltro grande amico di Papa Francesco, per cui già da qua, dal 2001 tramite la rivista 30 giorni lo indicava come il futuro della Chiesa, e questo sacerdote che per noi è stato un padre ci ha in qualche modo indirizzato in questa scelta. Ecco, Senise, come vive questa vostra realtà? Ecco, sicuramente vi vedono come un punto di riferimento, e poi sappiamo dell'impegno, ecco, per quanto riguarda gli immigrati. Tra l'altro lei citava, probabilmente forse è l'ultima, in ordine di tempo, l'ultimo step di impegno che voi avete profuso. Ma l'ultimo tra i tanti che facciamo, l'ultimo forse quello anche più duro, più da un certo punto di vista più drammatico, più significativo, più difficile, è in questo momento il tema più caldo che si respira nel paese. Beh, io secondo la mia esperienza, gli immigrati non vanno accolti nei piccoli paesi, come ho visto ultimamente, per esempio anche pensare qui in Basilicata, perché un uomo che passa quello che sta passando e attraversa un deserto, attraversa un mare, eccetera, non quando arriva e viene portato su un piccolo paesino del Pollino, vede morire la sua speranza. E io quindi da questo punto di vista invito tutti a una riflessione, perché penso a mio nonno quando tantissimi anni fa lasciò l'Italia, attraversò l'oceano e andò in Argentina. Se l'avessero portato in una bellissima villa nelle Pampas con piscina, probabilmente sarebbe morto, sarebbe suicidato. Invece ha avuto l'opportunità di lavorare a Buenos Aires, di lavorare 5 anni. In 5 anni ha costruito dei risparmi che gli hanno permesso di tornare in Italia, dove ha lasciato moglie e 2 figli, e di farsi una casa, la sua attività di barbiere, e crescere una famiglia, dare un futuro alla sua famiglia. Per concludere, da Senise si può essere numeri uno in Italia? Beh, questo lo speriamo, ce lo auguriamo, ma è una fatica quotidiana. È anche accaduto. In alcuni settori, ma diciamo che è fortuna, molta fortuna. Grazie.